Rita Severino, la festa, gli ambiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Una manciata di minuti dopo le 19, ben ritrovati rigorosamente in diretta dagli studi di Soverato per un altro approfondimento, per un altro appuntamento con il nostro 60 News. Una puntata speciale perché anche gli ospiti sono speciali, anche l'argomento di cui andremo a parlare insieme a loro. Come vedete il nostro titolo che abbiamo voluto dare alla puntata, Volontariato che passione. E si tratta proprio di un'associazione di volontariato che opera sul territorio da diversi anni, adesso approfondiremo insieme a loro, e davvero con uno spirito di abnegazione, con una passione che fanno davvero la differenza. Allora io do il benvenuto a Rosanna Gigliotti, consigliere dell'associazione in questione, appunto Ali d'Aquila, già presidente della stessa associazione. Buonasera, buonasera. Rosanna. Ad Antonella Fusto, che è una socia volontaria di Ali d'Aquila, buonasera anche ad Antonella, e un benvenuto, se mi permettete, un saluto particolare a Mino Mammolenti, che è un aquilotto, perché così vengono definiti proprio i componenti, sì. I volontari appunto, i ragazzi dell'associazione. Buonasera anche a te, Mino. E allora abbiamo scelto questo argomento intanto perché secondo me oggi parlare di volontariato in questo preciso periodo storico è importante, bisogna divulgare sempre di più il lavoro eccezionale anche che fanno le associazioni di volontariato, ce ne sono tante, ovviamente alcune si distinguono maggiormente rispetto ad altre. Ali d'Aquila è una di quelle associazioni che si distingue, come dicevo prima, per passione, per spirito di abnegazione e per tanto e tanto altro ancora. Allora, Rosanna Gigliotti, quindi Ali d'Aquila nasce 10 anni fa. Esattamente una decina d'anni fa, 11 anni fa circa, per volere di un gruppo di genitori di ragazzi con disabilità, e da allora di voli ne sono stati spiccati davvero, davvero tanti. Parliamo un po' della situazione. I genitori e i volontari. Il fatto di cercare di coltivare questo, il volontariato, è importante perché con la disponibilità delle persone che ci aiutano, ecco, la crescita dei ragazzi che hanno bisogno. Perché che succede? Io sono pure un genitore, e che succede? Che arrivato ad un certo punto i ragazzi non hanno più bisogno del genitore, ha bisogno di confrontarsi con altri. Quindi le persone che vengono o si avvicinano a fare un bel volontariato, ecco, che con la passione, con l'amore, aiutano i ragazzi, ecco, gli aquilotti a spiccare il volo. Ecco, questo era il messaggio principale. Quindi si va sempre a vedere gli obiettivi, a raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo di volta in volta per la crescita
dei ragazzi, insomma, allora, di tutto e dell'associazione stessa. Ali d'Aquila intanto, diciamo, si trova a Satriano Marina, la sua sede è a Satriano Marina, dicevamo che una decina, 10-11 anni fa è nata questa associazione, di voli ne ha spiccati veramente tanto, adesso magari entreremo più nel dettaglio e parliamo anche di quello che si fa all'interno dell'associazione, certo. Perché le attività sono molteplici, ma ce n'è una in particolare che poi approfondiremo con Antonella Fusto, che è quella legata al teatro, sì. Che fa un po', che vi contraddistingue, sì. In modo particolare, la vostra punta di diamanti, diciamo, caratterizza un po', vi caratterizza, sì. Ecco, magari possiamo già entrare nel merito. Vivo. Beh, abbiamo cominciato con il teatro quasi per gioco, vedendo poi la loro voglia di fare, di esserci, ci ha incoraggiati ad andare avanti. Abbiamo comunque cominciato a lavorare su tematiche che prendevano un po' il cuore, quindi sul sociale, a volte a carattere religioso, ma solo perché affrontavano dei temi che prendevano veramente l'animo e loro sono un valore aggiunto, perché qualsiasi attività si faccia non sarebbe la stessa senza di loro. Quindi, cioè, io stessa non mi sentivo, non ero mai salita su un palcoscenico. Per la prima volta l'ho fatto perché avevano bisogno magari di un mio sguardo, un mio ok. Piano piano mi sono ritrovata a recitare accanto a loro. Non ero io quella che davo, ma io ricevevo tantissimo. Piano piano li vedevi muoversi sempre più in autonomia. Solo la paura del palco, delle cose che per noi sono scontate, per loro sono state delle vittorie, proprio un lavoro. Avevano paura di stare magari con le spalle al pubblico, la paura di cadere, entrare e uscire dalle quinte. Chiaramente vederli adesso veramente si capisce quanta strada abbiano fatto. I voli. I voli che avete spiccato, appunto. Ecco, l'attività teatrale è quella che vi impegna maggiormente immagino. Sì. Però ci sono anche l'attività manipolativa, di balli sociali, bricolage. Poi vengono, diciamo, no, messi anche in attività fuori dall'associazione. Per esempio, quest'inverno un gruppo ha partecipato alla pittura. Diciamo, adesso non so il nome esatto di questa scuola vicino ai Salesiani, i nostri ragazzi andavano, sì. Pittura creativa, quindi dipingevano su queste grandi pareti e si sentivano liberi perché nessuno li guardava, erano liberi di esprimersi attraverso la pittura. Poi anche dei progetti con le scuole superiori, l'anno scorso, due anni fa, ce n'è stato uno molto bello con il liceo scientifico, hanno fatto un cortometraggio e un corso di fotografia. Quindi gli aquilotti con gli studenti. Quest'anno penso che quest'anno si ricomincerà anche con i salesiani. È lo scientifico, allora, è il geometra. Siccome io so che Mino non vede l'ora di parlare, sì. Perché è molto loquace, tra l'altro è anche molto bravo, lo conosco da diversi anni, so che lui davvero esprime i suoi pensieri in modo molto chiaro e molto profondo anche, tra l'altro sei anche attivo sulla tua pagina Facebook, ogni tanto ti seguo, sì. E scrivi delle cose bellissime, delle frasi davvero molto significative. Sì. Allora intanto raccontaci così brevemente, così poi comunque avremo la possibilità di fare altri giri per farti parlare nuovamente, sì. Quindi raccontaci un po' la tua storia all'interno di Ali d'Aquila, perché tu sei praticamente cresciuto all'interno dell'associazione, sei stato uno dei primi. Sì, sono uno dei soci fondatori. Caspita. Che abbiamo fatto tanti sacrifici per fondare l'associazione. Ecco, per me l'associazione è come ti posso dire, semplicemente, è una famiglia, perché io sento la mancanza, per esempio, di Antonella, sento la mancanza di qualche volontario, sono come miei fratelli, ecco. Io, la tua casa, la tua sì, famiglia? La mia seconda famiglia, perché
in associazione, soprattutto con l'attività teatrale, io mi sento libero. Sul palco sembra un paradosso, però io mi sento libero, anche se ho la carrozzina, tornando al discorso delle aquile, mi sembra di volare, perché mi aiuta ad esprimermi meglio, ad acquisire sicurezza, anche se a me non mi manca. Certo. Ma tu svolgi solo attività teatrali oppure partecipi ad altri, ad altre attività? Allora, io partecipo anche ad altre attività e più mi occupo della parte informatica dell'associazione, cioè curo la parte del gruppo di Facebook, curo magari se devo mettere qualche annuncio sulla pagina, sul gruppo nostro di Facebook, che mi occupo WhatsApp. Anche del gruppo di WhatsApp, oppure diciamo che mi impegna tutto il giorno. Insomma, sei molto attivo. Sono molto attivo, sì. Ecco, ritornando a Rosanna Gigliotti, giusto? Sì. Ecco, i traguardi che sono stati raggiunti in questi praticamente 11 anni, perché so che a breve spegnerete l'undicesima candelina. Anno, sì, a dicembre. Quanti traguardi avete raggiunto? Si possono così elencare? È stata una crescita, è stata sempre in crescita, è andata sempre in crescita. Abbiamo vinto a Trani, abbiamo preso un premio. Il premio del pubblico con Caino e Abele. Ah sì, ricordiamo. Infatti. Poi l'unico. Ma diciamo che i traguardi migliori sono vedere i ragazzi crescere mano a mano, quindi anche un minimo di crescita per noi già è un traguardo, perché vuol dire che per arrivare a quello si è lavorato. Ci sono dei progetti futuri, immagino di sì, a parte il discorso musical teatro di cui parleremo tra poco, ecco, che progetti avrete in cantiere? Allora, sono 3 anni che lavoriamo pure per cercare di entrare nella scuola, e quindi non che i ragazzi della scuola vengano a fare volontariato in associazione, ma cerchiamo di creare quegli accordi che siano i ragazzi ad andare nelle scuole. E 3 anni fa si è fatto, come diceva Antonella, un primo progetto dove 2 classi hanno lavorato, uno con un cortometraggio e l'altro con delle fotografie. E l'anno scorso c'è stato un momento di pausa, però abbiamo mantenuto gli accordi, gli contatti, e a breve dovremmo riprendere insieme al CSV di Catanzaro, sì. E riprendere questa strada che piano, cerchiamo di farla crescere piano piano, e cerchiamo di portare i ragazzi delle scuole ad avvicinarsi con voglia, con passione, con tenacia al volontariato, facendogli vedere che effettivamente stare un'ora a fare volontariato non è altro che, potrebbe essere un divertimento, potrebbe essere anche qualcosa che loro si possano realizzare e fanno realizzare i nostri confronto. Ragazzi. Che quando c'è il confronto si cresce sempre, quindi. Quali sono magari le difficoltà, perché poi ci sono anche quelle ovviamente, sì, che si incontrano, le maggiori difficoltà che incontrate voi? Sono quelli della disponibilità delle persone con cui ci vai a parlare, e allora devi aspettare, devi avere pazienza, fare l'incontro, a non essere, come dire, a non importi, con discrezione, dare quella, entrare, ecco, piano piano, entrare con molta calma, perché così fai capire ai ragazzi che si possono anche avvicinare, quindi andare fuori vuol dire liberare i ragazzi, fargli rivivere la scuola, perché sono stati a scuola, quindi rivivono queste cose. Il cortometraggio che c'è stato, quando è stato fatto 3 anni fa, non è stato altro che fargli rivivere una giornata di scuola,
quindi nell'aula il professore, insomma tutte queste cose che a loro di questo chiedono. Mentre il rapporto con le istituzioni, non so se Antonello o Rosanna mi vuole rispondere a questa domanda, che tipo di rapporto c'è? Perché adesso intanto le realtà associative rappresentano davvero una risorsa per le istituzioni, o comunque deve esserci una sinergia, perché i comuni o comunque le istituzioni hanno bisogno delle associazioni, sì, più che le associazioni magari delle istituzioni. Però che tipo di rapporti ci sono? No, vabbè, i rapporti. Perché poi le associazioni sono quelle che effettivamente concretizzano. Brava. Non solo ci sono, alle parole fanno sempre seguire i fatti, e quindi appunto per questo dico rappresentano una risorsa sui territori, rappresentano proprio un punto fondamentale. La cosa principale è quella che con l'associazione in sé deve mantenere la sua identità, i suoi obiettivi, certo, perché poi andando a parlare, andando a vedere, c'è un'apertura maggiore comunque con le istituzioni, ti perdi un po' non nel pratico, nel teorico, e noi vogliamo far vedere i risultati, vogliamo più il pratico, capito? Quindi il convegno, la cosa, no? Cerchiamo di... Forse più dicevamo, le istituzioni hanno c'è bisogno di... C'è comunque una maggiore apertura da parte anche dei comuni. Sì, assolutamente. Sì, forse perché magari hanno visto qualcosa della nostra associazione, hanno assistito a qualche rappresentazione, e allora magari c'è uno sguardo diverso, magari veniamo coinvolti, chiamati, non so, c'è questa manifestazione, volete partecipare, cose che prima non avveniva. Mentre i rapporti con le altre associazioni, perché anche sul territorio ce ne sono moltissime, sicuramente c'è una sorta di collaborazione anche fra di voi? Siamo sempre là, perché da quello che abbiamo capito, cioè quello che si vede fondamentalmente, ogni associazione per volta, così facciamo sì, terminare, poi sì, do la parola ad Antonella. E ogni associazione logicamente mira ai suoi obiettivi, ecco, e infatti con il CSV si sta cercando di aggregare tutte le associazioni, perché si sta lavorando sulla rete. La rete che cos'è? Praticamente è quello di confrontarci con un po' di fatica, però ci si fa. Antonella, lo stavo dicendo che proprio il 29 luglio scorso c'è stata una manifestazione sul Festival del Sociale, sì, dove tutte le associazioni del comprensorio, tutte, proprio tutte, hanno collaborato. Abbiamo partecipato con una performance di 3-4 minuti e quindi lì c'è stato magari qualche incontro, le prove magari fatte insieme, dei gazebo, sì, ecco, un po' di vicinanza. Però come diceva Rosalba, l'anno scorso ognuno... infatti a settembre, sì, è stato settembre, ah, sì, il CSV alla Villa Comunale ha fatto l'incontro di tutte le associazioni, volete... ha fatto una giornata dove tutti hanno fatto qualcosa, quindi ecco, il CSV sta cercando di aggregare le varie associazioni. Che il centro volontariato? Il centro, il servizio del volontariato. Ed è di Catanzaro. Di Catanzaro, sì. 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 Però ci sono anche delle realtà più vicine, per esempio le parrocchie, sì, no? Che noi abbiamo avuto incontri con i Boy Scout di Satriano Marina, sono venuti nella nostra sede, abbiamo cantato, ballato, poi c'è stato un momento ricreativo, abbiamo consumato la merenda insieme, anche il gruppo dell'oratorio, delle catechiste, che quindi vengono a trovarci a gruppi e si organizza una serata insieme, quindi c'è magari questa vicinanza, ecco, questo un confronto. Mino, so che fate anche delle gite fuori porta. Sì, sì. Ed è una delle cose più belle che io preferisco, perché... Più del teatro? No, il teatro è la parte che mi appassiona di più, perché... però le gite ci fanno uscire proprio dall'ambiente, diciamo, casalingo, perché stando sempre nello stesso posto, ti annoi. E quindi
noi cerchiamo di fare delle gite dove siamo stati in un agriturismo dove c'è la piscina, c'è di tutto. Cerchiamo di vivere una vita tra virgolette normale, che è normale, che poi la normalità è solo un concetto mentale. Bellissimo. E quindi non è che uno cammina ed è normale, può darsi che uno cammina e ha la disabilità nascosta, non si vede. Certo. E quindi la normalità è soltanto un concetto che la gente usa per il pregiudizio, e quindi non è una cosa che secondo me non è una cosa che si usa per il pregiudizio. Essere normale, secondo me, essere normale mentalmente, fisicamente il fisico se ne va, ma la mente resta, quello che dici resta. Avete coniato anche, visto che stai davvero dicendo delle cose molto molto belle, molto profonde, avete coniato anche dei motti molto, no? Ne vuoi citare qualche, ne ricordi qualcuno? Sì, sempre in movimento. Sempre in movimento, sì. È quello che proprio vi contraddistingue, sì, quello sì. Che vi caratterizza maggiormente, non vi fermate mai. Come ti hanno cambiato questi 11 anni di associazione? Io all'associazione diciamo che, forse dico una parola grossa, ha cambiato la mia vita, nel senso che se io non avessi l'associazione non farei niente a casa, perché stare sempre davanti al computer fa pure, diciamo, male. Quindi l'associazione mi ha dato la possibilità, come dicevo prima, di esprimermi al meglio, di tirare fuori al meglio le mie capacità, e quindi cosa che stando a casa non avrei potuto fare. Anzi, colgo l'occasione per fare una specie di appello. Sì, perché l'associazione è aperta a tutti, quindi tutti possono venire a farci visita, tutti possono, diciamo, toccare con mano quello che noi facciamo, quello che noi il messaggio che noi proclamiamo è che tutti siamo volontari e quindi tutti possiamo dare una mano. Beh, Mino davvero ha detto delle cose molto importanti e sicuramente rappresenta una risorsa all'interno dell'associazione, ma non è l'unico. Vogliamo anche dire di quante persone è composta, di quanti volontari, aquilotti. E gli aquilotti sono 8. E di volontari, diciamo grosso modo una ventina, che poi si alternano, magari per problemi vari si cambiano, ritornano, però c'è un bel giro che comunque sono 10 gli aquilotti. Ah, 10 aquilotti. Francesca, sì. Va bene, 10 aquilotti e una ventina di volontari, sì. Ma soltanto siamo anche Francia. C'è sempre bisogno, ovviamente ci sono sempre molte cose da fare, c'è bisogno sempre di persone in movimento, appunto, come il motto della vostra sì, assolutamente. E quindi, come diceva Mino, è aperta, anzi l'appello lo rinnoviamo anche con assolutamente sì. Con lei abbiamo certo, abbiamo bisogno di aiuto di tutti, perché ecco, l'aiuto che ci viene dato ci dà la mano ad andare avanti e a crescere sempre di più, anche perché le attività a volte sputano fuori come funghi. Adesso c'è certo. la mostra di pittura, i mercatini a Natale curati da Manola soprattutto, poi i costumi, quindi il organizzare e preparare i costumi per il musical, quindi adesso ne parleremo, tutti all'opera. Volevo concludere con Antonella prima poi di andare sulla parte, sull'aspetto, diciamo, teatrale, ricordando anche quello che i lavori anche che avete fatto in precedenza, perché poi ne parleremo. Come si sostiene, comunque come l'associazione fa fronte alle spese che comunque ci sono? A volte arrivano degli aiuti da parte.
ritorno allora, sì, da Arzano. Ci stanno il 5 per 1000, c'è, ecco, chi fa donazione, persone che ci danno, fanno donazione, un po' di soci con una quota, la quota associativa, e poi si va avanti con le offerte, così si va avanti, insomma, ecco. Ecco, ricordo l'anno scorso un'associazione di Soverato, durante, sì, una manifestazione natalizia aveva raccolto a Soverato, sì, Soverato, sì, sì. Le donazioni che arrivano, sì, poi abbiamo preso la, sì, con l'acquisto della porta, della, sì, sì. Ogni cosa ha un suo obiettivo, con i soldi, abbiamo cambiato la porta d'entrata perché era da cambiare, quindi si va avanti così. So che inizialmente avevate uno sportello anche presso l'associazione. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sempre con il comune, mi pare, con il comune di Satriano, è stato, sì, ma tanti, sì, anni, sì, fa. Tanti. E lo curava Manola e Mino. E Mino, sì. Ah, ecco, lo curava, sì, Mino. Sì. Ecco, prima di, allora, magari chiediamo alla regia se è pronto il trailer, il promo, insomma, della... Sì, per questo abbiamo bisogno di volontari, perché non si finisce mai di fare, certo, cose, sportello. Purtroppo, ecco, le persone non possono... Una delle ultime attività, ecco, il cabaret. Abbiamo fatto un po' l'exploit quella sera al Festival del Sociale, proprio con un pezzo di cabaret, e quindi è un'attività che vogliamo alimentare. Sì. Volete portare avanti, sì, perfezionare, sì, 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 magari, perfezionare, quindi, ecco, perché... impegnandosi, sì, ovviamente, durante le varie giornate e cercando di conciliare, certo, poi tutte le attività che davvero abbiamo sono scoperto tante, essere molteplici. Tra l'altro, voi avete la sede a Satriano, come dicevamo prima, ma siete quasi tutti di Soverato. Sì. Tant'è vero che, ricordo, in un incontro qualcuno fece una provocazione, qualche amministratore del comune di Soverato, cioè portiamo l'associazione a Soverato. Ne avete più parlato di questa cosa? Sì, oppure... ne parliamo sempre, perché ogni volta che questa persona ci incontra dice sempre comunque che è un pensiero che... cioè, che dovrebbe diventare realtà, o vorrebbe che diventasse realtà, non lo so. Noi ci speriamo, anche perché stiamo bene dove siamo, non è, però magari Soverato è un po', rientra un po', cioè in una posizione geografica più vicina un po' a tutti, quindi è diverso magari non spostarsi su Laganosa e invece restare lì a Soverato, dove c'è il teatro vicino, quindi anche per una prova c'è raggiungibile anche a piedi da molti aquilotti, no? Però vabbè, non abbiamo motivo di, perché il comune, niente, è stato sempre, sì, disponibile. Sempre stiamo bene perché siamo una struttura sole, sì, sì, non abbiamo nessuno vicino, però evidentemente dovremmo fare un'altra, una seconda sede. Va bene, staremo a vedere. Potrebbe essere un'idea buona. E allora vediamo adesso il trailer di Madre Teresa, Una goccia nell'oceano, e poi parliamo del musical.
Tolmino, allora 8 ottobre al Teatro Comunale di Soverato rappresenterete sì. questo musical, parlamene sì. un po' tu perché sarai uno dei protagonisti. Prima di tutto ti dico che non vedo l'ora, perché per me, anche se posso dire che siamo ormai veterani, per me è sempre un'emozione salire sul palco e rappresentare un personaggio. E poi questo personaggio in particolare, perché questo personaggio rappresenta, secondo me, rispecchia l'associazione, perché l'associazione, la nostra associazione si basa sul volontariato, allora meglio di Madre Teresa non so di chi possiamo parlare, perché Madre Teresa proprio tocca con mano il male, cioè la malattia, le persone malate, cioè rappresenta proprio Cristo, il lebbroso rappresenta proprio Cristo in terra, perché dice Madre Teresa che quando lei toccava un lebbroso è come se lei toccasse Gesù Cristo, perché come lei, secondo me, solo Gesù ha potuto toccare con mano i lebbrosi. Penso che nessun personaggio, se non ha proprio la chiamata dall'alto, possa toccare un lebbroso, perché è proprio una cosa stupenda. Toccare con mano il volontariato, toccare con mano le persone che hanno bisogno, perché noi siamo disabili, però devo ringraziare il Signore che abbiamo le famiglie che ci supportano, ci sostengono, però ci sono altre persone che sono disabili e proprio gravi, che non hanno nessun sostegno, nessuna mano né dalle istituzioni, né, forse questa è una provocazione che mi prendo tutta responsabilità di quello che dico, e non hanno né nessuna mano dalle istituzioni e nessuna mano dei genitori. Giustamente un pensiero anche abbastanza profondo, abbastanza sentito quello che sì, tu stai perché dicendo. Io mi immedesimo molto su le persone che stanno male, vivendo la mia situazione. Sappiamo tutti noi, credo di parlare anche per quelli che stanno qui, sappiamo tutti noi che noi siamo abbastanza fortunati, che nel sociale siamo inseriti abbastanza bene, anche troppo, però ci sono delle persone disabili che non sono magari fortunati come noi. Sono parole che fanno anche riflettere, Antonella, molto profonde, e davvero ci fanno ancora di più, come dire, toccare con mano la ricchezza e la gioia che davvero danno. Lui fa tocca le corde del cuore, per noi è la mente, la sua disabilità è soltanto fisica, ma a livello mentale insegna e dà molto, da molto, 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 molto. Lui fino all'altro ieri su Facebook ha scritto proprio il teatro, lui come se fosse casa sua. Io quando salgo sul palcoscenico mi sento libero. E proprio in Madre Teresa ci sarà un momento molto significativo dove, da lui interpretato, vero? Sì, sì. Dove dice, rivolgendosi a Madre Teresa: donna, che vuoi da me? Morto io, un cigno bianco diverrò, e incontro al sole me ne andrò. Penso che farlo interpretare da lui, che sulla carrozzina voleva andare incontro al sole,
è il massimo, no? Da liberarsi, perché lui c'è in tutto e per tutto, lui è una mente, una profondità d'animo che veramente la trasmette a tutti. Siamo noi fortunati, noi volontari, a stare con loro. Ricevere davvero. Sì, sì, davvero, ma da tutti. Saggezza poi. Sì, sì, la dolcezza di Francesca o di Simona, come si dice, il Salvatore che è il simpaticone. Il simpatico. Da ognuno di loro, da Colomba, Laura, da tutti, da Maria Teresa, quindi da Angela. Li portiamo sempre comunque nel cuore, durante la giornata c'è sempre un momento da condividere con loro, quindi se non è l'attività è andare a prendere un gelato insieme. Sì, sì. Certo. Ecco, ritornando al musical, l'avete rappresentato diversi anni fa, sì. Ricordo Stoverato, sì, perché sì. Ero presente. Nel 2010. E quindi avete deciso comunque di riproporlo anche in un momento, tra l'altro, certo. Significativo, sì. Anche, parliamo di Madre Teresa. Quindi. In memoria della sua santificazione. Certo. Come dice Papa Francesco, difficilmente verrà chiamata santa, ma verrà chiamata sempre Madre Teresa. E l'ha descritta benissimo prima Mino, da questa piccola grande donna che lascia l'Albania per andare a Calcutta, sì. E andare proprio a stare in mezzo alla malattia, dove c'è il dolore, e lei sempre pronta con un sorriso. E ci sentiamo in questo momento veramente forti di questa sua dimensione, la dimensione che occupa adesso, no, nell'aldilà, quindi è santa, a rappresentarla, cercando attraverso attraverso la musica, ecco, quello che lei ha fatto in tutta la sua vita, in un modo semplice. La sua umiltà e la sua bontà sono proprio, diciamo, le qualità che più la caratterizzano. Ci siamo calati in questo, diciamo, nei vari personaggi, cercando con molta discrezione e molta umiltà, perché penso che non è facile per nessuno interpretare un ruolo del genere, che è una piccola donna ma grande, grande, che ha una dimensione che non si può neanche spiegare. Io penso che nessun termine possa veramente qualificarla. Ovviamente non svegliamo chi interpreterà Madre Teresa. Dopo Soverato, tra l'altro, porterete lo spettacolo, il musical, anche a Rocella. Il sabato successivo, il giorno di Santa Teresa, saremo all'auditorium di Rocella. Sì. Un auditorium che conosciamo bene, perché siamo stati invitati diverse volte con i nostri musical. Abbiamo già rappresentato Caino e Abele, io Francesco, Don Bosco l'anno scorso, e adesso porteremo Madre Teresa, quindi un po', ci hanno un po' adottati. Quindi invitiamo anche i nostri telespettatori, certo, di Rocella, di tutto il comprensorio, appunto, a seguirvi il sabato, sì, fra due sabati, sabato 15 ottobre, il 15 ottobre, la sera alle 21 presso l'auditorium, mentre prima l'8 ottobre qui a Soverato. E quindi, che dire, siamo quasi in conclusione. Ecco, abbiamo davvero illustrato tutto ciò che di bello svolge questa associazione. Grazie ai volontari. Grazie ai volontari, ovviamente, certo, grazie a queste persone di buona volontà che condividete tutti insieme questa esperienza, come dicevamo e come abbiamo sicuramente appreso anche da Mino, un'esperienza bellissima che loro trasmettono in particolar modo. Sì. Ecco, vogliamo anche salutare gli altri, ovviamente, gli altri ragazzi, gli altri volontari. Sì. Lo dice Mino, via. No? Lo dice Mino. Sì. Che tra l'altro vuole salutare in particolar modo una persona, però lo diciamo. Io, diciamo chi è. Sì, mia moglie, Colomba. Che hai conosciuto nell'associazione. Sì, ho conosciuto nell'associazione, sì. Diciamo, veramente siamo cresciuti insieme. Sì. Perché grazie ai nostri handicap siamo cresciuti insieme facendo terapia insieme e poi vi siete sposati. Ci siamo sposati e grazie a Dio sono 5 anni di matrimonio e questo sono orgoglioso. Questo è già
questa è anche un'esperienza che ho fatto anche grazie alle associazioni che frequento, perché loro mi hanno sempre dato la libertà, anche questo tipo di libertà. Mi hanno sempre detto che, insieme a mia madre e mio padre, mi hanno sempre detto che io posso fare una vita, tra virgolette, normale. Ma io la faccio, io dico che sono super normale. Quindi è una storia bellissima nata all'interno dell'associazione Ali d'Aquila. Per concludere, che cosa diresti, Mino, a chi non sa nulla di volontariato? Allora, che cosa diresti loro? Che cos'è il volontariato? Allora, il volontariato, molta gente, sentendo la parola volontariato, pensano che sia una cosa grande, insuperabile, da non poter fare, poter fare dei corsi per fare volontariato. Io dico che non è così. Il volontariato è soprattutto avvicinarsi a noi. Avvicinarsi a noi è parlare con noi, condividere con noi. È un'esperienza da fare, perché impariamo noi e imparate pure voi che fate, che vi avvicinate per la prima volta a questo tipo di esperienza, che se vi avvicinate la prima volta non vi allontanerete più, vi assicuro. È un dare a avere continuo, sicuramente. E allora, ovviamente, salutiamo anche la presidente Gerarda Sestito, la presidente di Ali d'Aquila. È fuori sede. E concludiamo allora. Noi ci vediamo l'8 settembre per il musical. Allora ringraziamo Rosanna Ginotti, ringraziamo Antonella Fusto, Mino Mammolenti, che è stato speciale come sempre, ma io lo sapevo. Vuoi aggiungere qualcosa? No. Diamo solo l'appuntamento. Sì. Allora. Aspettiamo l'8 ottobre al Teatro Comunale di Soverato. Numerosi. Sosteneteci. Sì. Dobbiamo coprire tutti i posti del teatro. Sicuramente accorreranno numerosi, perché solitamente i lavori, anche io ricordo Don Bosco, ed era davvero gremito il teatro, è stato apprezzato tantissimo, è stato un bello spettacolo. Infatti, ecco, magari ci sentiamo anche di ringraziare chi sta dietro le quinte. Certo. Le costumiste, quelle che ci aiutano, no, che non appaiono sul palco, ma che veramente svolgono un lavoro molto, molto importante. Sì. Bene, noi ringraziamo anche i nostri telespettatori, dandovi appuntamento ai prossimi nostri 60 News e augurandovi anche una buona continuazione con la programmazione di Telemia. Arrivederci, buona serata. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.